10 marzo, Gesù disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Marco 2, 17. Chiamata. Sei tu un peccatore? Allora questo invito al ravvedimento è indirizzato anche a te. Gesù in questo verso del Vangelo rispondeva, trovandosi nella casa di Levi il pubblicano Matteo, agli scribi e farisei, i quali lo giudicavano perché mangiasse insieme a dei pubblicani e peccatori. Il giudizio dei suoi nemici, che lo spiavano, era che Gesù aveva comunione con delle persone non degne di essere trattate, ma Gesù era con loro perché li riteneva bisognosi di guarigione, di malattie spirituali. Quindi, secondo Gesù, tutti coloro che peccano hanno bisogno di ravvedimento o di guarigione. Ho iniziato con una domanda e la ripeto: sei tu un peccatore giudicato da coloro che ti circondano? Umiliati ai piedi del Signore e riconosci la tua colpa. Prova a dire come il pubblicano: Dio, sii placato verso me peccatore. Luca 18, 13. Vedrai subito come riceverai il perdono ed ogni benedizione, compreso la pace, la sicurezza della vita eterna e la felicità di vivere con Gesù.